Oggi parliamo dell'impronta ecologica. Video novità. Sentiamo spesso parlare di impronta ecologica, però per noi non addetti ai lavori non è sempre così semplice capire qual è il suo significato. Anche io all'inizio mi sono chiesta: ma cos'è questa impronta ecologica? Che cos'è l'impronta ecologica? Non c'è problema, cercherò di spiegartelo io utilizzando alcuni esempi molto pratici. Eh sì, è proprio un video novità, talmente novità che quest'oggi non sono sola, ma anche se virtualmente ho l'onore di avere qui con noi Vincenzo Masullo, un esperto in materia che ci spiegherà in modo semplice cosa significa impronta ecologica, quindi lo ringrazio pubblicamente. Diciamoci la verità, a chi non piace fare un bel bagno caldo? Ma ad un bagno sarebbe preferibile fare una doccia, in quanto consumeremo meno acqua. Tenere le luci accese di giorno, oppure in locali non utilizzati, non serve. Spegniamole. La macchina poi è di certo una gran comodità, ma perché non utilizzare uno dei più classici mezzi a due ruote? Ho detto più classici, non un mezzo classico. Guarda in alto, sulla tua sinistra. Esatto, bicicletta. Tutto quello che mangiamo ha richiesto un processo di elaborazione che l'ha portato fino dentro al nostro frigorifero, che a sua volta ha richiesto energia e lavoro per produrlo. I nostri vestiti hanno richiesto energia per la produzione e per la creazione delle materie prime. Costruire le strutture dove viviamo ha richiesto energia e ne richiede anche per l'utilizzo. E potremmo andare avanti all'infinito, perché in realtà tutto quello che ci circonda ha impatto sulla nostra impronta ecologica di individuo e della collettività. Il calcolo dell'impronta ecologica in sostanza è l'analisi di tutta la superficie terrestre utile a poter soddisfare i nostri bisogni primari e non. Le superfici prese in esame sono 6 e potremmo definirle come delle macro superfici. L'unità di misura presa per convenzione è l'ettaro. Troveremo dunque le superfici destinate all'agricoltura, quelle destinate al pascolo e quelle destinate alla pesca, ovvero quelle marine. Le superfici destinate poi ai nostri comfort, come le forestali per il recupero del legno e quelle edificabili per poter costruire le nostre strutture. Ultima, ma non meno importante, quella parte di territorio calcolata per poter andare ad equilibrare la trasformazione tra CO2 ed ossigeno pro capite. Conviene dunque rivedere le nostre abitudini, qualora queste siano sbagliate, per noi, per il nostro pianeta e sicuramente per il benessere di chi arriverà dopo di noi.